Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie anche a chi ci seguirà tramite la nostra emittente Teletrullo. Questo è un secondo seminario che noi come Comitato Feste Patronali e Parrocchia dei Santi Cosme e Damiano organizziamo e il tema è sempre legato alla dieta mediterranea. E approfitto subito per salutare i nostri relatori, il professor Gioacchino Leandro, il professor Antonio Capurso, tutti e due già presenti l'anno scorso in occasione del primo convegno, e do il benvenuto per la prima volta al professore Assennato che quest'anno ci è presente qui per parlarci di ambiente, mentre il professor Leandro parlerà dell'acqua come alimento e il professor Capurso ci parlerà del vino, sempre nell'ambito della dieta. Approfitto subito per ringraziare l'Ordine dei Medici della provincia di Bari che ci ha concesso il patrocinio per questa iniziativa e ringrazio anche i nostri sponsor che l'anno scorso parlavamo di olio extravergine ed erano i frantoi di Alberobello, quest'anno parliamo di vino, abbiamo lasciato l'acqua per così dire da parte, però le nostre cantine, per la precisione l'Albea, la cantina sociale Pietro Tauro e l'azienda agricola Maciulli ci hanno diciamo così, dato una mano in questa organizzazione offrendoci anche un piccolo dono dei loro prodotti, dei loro migliori prodotti, insomma. Io non devo aggiungere altro, devo passare subito la parola a Don Leonardo per un breve saluto per poi avviare subito i lavori del convegno. Grazie. Sento di ringraziare il Presidente del Comitato delle Feste Patronali della nostra parrocchia dei Santi Merici Cosma e Damiano per questi incontri che si stanno realizzando durante quest'anno. Questo è il secondo seminario, ho sentito che il Presidente Lorenzo ha sottolineato anche l'importanza. Intanto poi voglio salutare tutti i presenti, i relatori. È sempre un momento in cui bisogna conoscere. Non fa male conoscere, approfondire anche le cose buone e belle che abbiamo dalla nostra terra. E infine voglio, prima di lasciare la parola ai relatori, voglio fare un momento di silenzio con voi per l'avvenuta disgrazia di quell'operaio dell'Ilva. Oggi pomeriggio abbiamo saputo la notizia che è morto purtroppo ancora una volta un altro operaio nell'Ilva di Taranto. Facciamo un momento di silenzio e poi diciamo un eterno riposo, ci mettiamo in piedi. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Bene, grazie e lascio subito la parola ai relatori e al moderatore. Buonasera a tutti. Io sono veramente felice, posso dire così, defelice, sono felice di vedere questo uditorio che è abbastanza qualificato. E sono anche un po' emozionato per aver avuto e continuato ad avere, grazie al supporto dell'intelligenza e della disponibilità di due persone profondi conoscitori della dieta mediterranea, disponibili. Mi auguro che anche il professor Assennato nel futuro, lui che è un alberobellese d'adozione, farà parte del nostro staff. Vi porto i saluti dell'Ordine dei Medici e del Presidente Filippo Anelli che plaude a questa iniziativa, esattamente come l'anno scorso. È contento quando ci sono delle iniziative di questo genere che volte a fare educazione alla salute e a rimarcare ancora una volta il ruolo della dieta
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell'obesità, del diabete, di alcuni tumori e perché no anche questa dieta dà un pizzico di elisir di lunga vita in più se fatta bene. E poi è importante fare chiarezza, parlare di dieta e fare chiarezza sulla dieta, perché si parla tanto, è un luogo comune, va tanto di moda parlare di diete, molte volte diventa un business. E quindi dieta mediterranea, certo, quella è data per scontata, ma noi sentiamo dieta vegetariana, dieta vegana, dieta chetogenica, dieta del gruppo sanguigno. Ci manca poco per fare anche inventare la dieta del segno zodiacale, quindi dobbiamo fare un poco di chiarezza su questo argomento. A me invece ha colpito molto, a proposito di dieta, una relazione che ho avuto la fortuna di ascoltare a Castellana pochi mesi or fa, da un professore giovane, professore universitario italiano che lavora all'università, all'università di Harvard negli Stati Uniti. Lui si sta interessando di dieta e si cimenta con esperimenti da anni e mi ha un po' sbalordito il sapere che la dieta da privazione, in parole povere, un poco di fame, fa bene perché innesca dei meccanismi enzimatici, degli enzimi FAXO che sono presenti nelle nostre cellule e che automaticamente prendono un substrato energetico autodigerendo degli organelli spazzatura, i fagosomi. Quindi in questo modo, digerendo i fagosomi, rende più giovane la cellula. E questo professor Fontana diceva che questo meccanismo può essere ed è fattibile anche negli uomini. Si parlava a proposito di dieta nelle malattie infiammatorie del colon, intestinali, eccetera. E lui diceva anche la fame, la privazione, aumenta un enzima gastrico, la grelina, che è un potente antinfiammatorio. Quindi, della serie, un po' di fame allunga la vita e fa bene. L'unico dubbio ancora, l'unica incertezza di questa, che non è teoria, perché ormai sono evidenze scientifiche, è di quanto privarsi, per quanto tempo e di che cosa privarsi, perché poi lui ha dimostrato che alcuni aminoacidi essenziali sono fondamentali, è come dire che forse di aminoacidi non bisogna privarsi. Sicuramente sentiremo parlare di questa teoria, di questa dieta da privazione. Intanto noi medici vogliamo ancora una volta ricordare che la dieta è un costume duraturo nel tempo e non può essere un sacrificio per pochi mesi, perdere peso e poi sistematicamente riacquistarlo subito dopo, una volta che si smette il sacrificio. La dieta, noi lo diciamo, deve essere uno stile di vita, deve essere duratura nel tempo, cioè un'abitudine. Io mangio in questo modo, sistematicamente. Questo è importante, però per essere una dieta duratura deve essere una dieta equilibrata, cioè deve contenere tutti gli elementi essenziali per il nostro organismo, dalle proteine ai grassi, agli zuccheri, alle fibre e all'acqua. Quindi è importante. È importante anche ricordare la quantità della dieta, cioè l'apporto calorico, che deve essere soggettivo a seconda della nostra necessità e del nostro fabbisogno calorico per il lavoro, lo sport, eccetera, viene calcolato. Quindi anche la quantità calorica deve essere importante, perché non dobbiamo esagerare nel numero delle calorie, altrimenti finiamo per arrivare a questa frase che mi ha colpito molto e che dice: nel mondo c'è tanta gente che si ricovera perché mangia tanto e c'è tanta altra gente che si ricovera perché non mangia affatto. Quindi cerchiamo il giusto equilibrio nella dieta. Quindi la dieta mediterranea è quella che noi da tempo
conosciamo, cerchiamo, tentiamo di applicare, sia pure empiricamente, non in un modo approfondito, si basa su delle regole precise che sono quelle della piramide alimentare che il professor Leandro fece vedere l'anno scorso, in cui alla base della piramide ci sono i cereali, i legumi, la frutta e la verdura, e poi salendo fino in cima la carne e i dolci, che bisognerebbe non abusare in queste cose. E la dieta mediterranea, io lo voglio ricordare, l'ho ricordato anche nelle scuole, perché secondo me la educazione si fa a scuola, è fatta da almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Boh, io non lo so, se prendo i giovani, se prendo mia figlia, frutta e verdura nella giornata, io forse non ne riesco neanche a prenderne una. Quindi voglio dire, dobbiamo ritornare a questa cultura. E ricordando ancora che alla base della piramide, oltre l'alimentazione, c'è un'altra cosa, l'attività fisica. Non ce la dimentichiamo, perché l'attività fisica è importante, fondamentale. Allora, l'argomento di oggi è quello del ruolo del vino e dell'acqua nella dieta in generale e nella dieta mediterranea in particolare. Certo, se stessimo in Germania non adopereremmo il vino, adopereremmo la birra, ma noi siamo di un paese mediterraneo e quindi adoperiamo il vino. Abbiamo una storia millenaria del vino che poi sentiremo dal professor Capurso. E poi parleremo del ruolo dell'inquinamento ambientale sia nella produzione degli alimenti. Io posso essere attento, precisino a mangiare tutte le cose che la dieta mi dice, magari poi viene dalla terra dei fuochi, ho fatto un buco nell'acqua. Quindi l'impatto sull'inquinamento ambientale della dieta, e di questo ci parlerà il professor Assennato, che direttore dell'ARPA, quindi un profondo conoscitore, e anche un professore che per conto dell'università e della facoltà di medicina del lavoro, che ha diretto per molti anni, si è interessato proprio dell'inquinamento ambientale. Io mi ricordo quando ti interessavi dell'ibrite e sono venuto a un convegno mediterraneo su questo. Quindi Giorgio, sei una persona proprio di un calibro giusto per questo evento. Invece vino e acqua, professor Capurso e il professor Leandro, che noi conosciamo, che abbiamo avuto già il piacere di vederli, ascoltarli nelle loro magistrali lezioni lo scorso anno, frutto di una loro profonda conoscenza dell'argomento. Ci fa veramente piacere, onore, riavervi qui anche per quest'anno. Quindi cedo la parola al professor Leandro, che ci parlerà del ruolo dell'acqua nella dieta in generale, nella dieta mediterranea. Prego. Buongiorno, grazie ancora per l'invito. Permettetemi di iniziare con una battuta, perché mi sembra che in questo convegno si volesse parlare di vino e poi l'acqua è stata aggiunta così all'ultimo momento. Allora io orgogliosamente voglio affermare che del vino non c'è necessità, dell'acqua invece assolutamente sì, quindi credo che l'acqua abbia un ruolo decisivo per la nostra vita e per la nostra sana alimentazione. L'acqua è un tema un po' tecnico, un po' complicato, io ci ho messo un po' per capire come relazionarmi con voi su questo argomento, perché l'anno scorso abbiamo parlato di dieta mediterranea, l'uditorio è stato molto attento, tante domande, perché? Perché comunque noi gli alimenti andiamo a comprarli, li cuciniamo, abbiamo le nostre ricette, quindi parliamo di alimenti in maniera molto frequente, cosa hai mangiato, come l'hai preparato, cosa hai comprato. Dell'acqua non si parla mai, nessuno dice ma tu che acqua bevi? Eppure pensiamo che l'acqua sia soltanto una miscela di ossigeno e idrogeno, invece non è per niente così. E consideriamo anche alcune funzioni dell'acqua nel corpo. Noi intanto siamo costituiti in gran parte da acqua,
il nostro organismo, tra il 60 e il 70, l'80% siamo acqua, e il 75% della massa muscolare e del cervello è acqua, l'83% del sangue è acqua, ha una molteplicità di funzioni che vedete esplicitate qui. Addirittura questa acqua si modifica nel corso della vita, perché il feto è quasi esclusivamente acqua. Alla nascita il bambino è per 80% acqua, l'adulto è circa il 70% costituito d'acqua, e quest'acqua poi viene persa progressivamente nel corso degli anni, e le persone anziane hanno il 50%, sono costituite d'acqua. Quest'acqua varia a seconda se si è magri o si è grassi, perché il grasso non contiene acqua, quindi in percentuale rispetto al peso la persona grassa ha meno acqua, la persona magra ne ha di più, perché il muscolo contiene molta acqua. Noi, diciamo, l'acqua che possediamo all'interno dell'organismo è costituito da un bilancio tra l'acqua introdotta ogni giorno e l'acqua eliminata ogni giorno dall'organismo. Noi beviamo una certa quantità di acqua, un'altra quantità di acqua è presente nei cibi che mangiamo, poi c'è l'acqua che deriva dai processi chimici interni all'organismo, e invece per quanto riguarda l'eliminazione, eliminiamo gran parte con le urine, però anche molto attraverso la pelle, attraverso i polmoni, con la respirazione e attraverso le feci. Abbiamo sentito prima della piramide alimentare, della piramide alimentare della dieta mediterranea. Alla base certamente ci sono i cereali, però ancora sotto i cereali c'è l'acqua e l'attività fisica. Allora, cominciamo con una domanda, perché voglio condurre questa conversazione in maniera molto, diciamo, diretta e molto esplicita, semplice. Quanta acqua dobbiamo bere nella giornata? Dipende dall'età, perché l'anziano ha meno il senso della sete e comunque fa meno attività fisica. Dipende dal sesso, perché le donne in genere hanno meno necessità di acqua rispetto all'uomo. Dipende dal quoziente energetico, dal nostro metabolismo basale. Se consumiamo molto abbiamo necessità di più acqua. Dipende dal contenuto minerale della dieta, su questo torneremo tra poco. Dipende da quanto è caldo, d'estate beviamo di più, d'inverno di meno, e da quanto è umido l'ambiente, perché l'umidità ovviamente ci impedisce di sudare, quindi eliminiamo meno acqua e quindi abbiamo meno necessità di berne. Dipende dall'attività fisica, è ovvio che più attività fisica facciamo, più eliminiamo acqua con la sudorazione e anche con i metabolismi, e quindi abbiamo più necessità di bere, lo vedete anche nei grandi eventi, nelle maratone, negli sport, diciamo, di resistenza. Di tanto in tanto gli atleti devono approvvigionarsi di acqua e anche di cibo, ma soprattutto di acqua, per poter continuare l'attività. Tenete anche presente che la quantità di acqua è indispensabile in qualche modo misurarla, soprattutto nell'attività fisica, perché è vero che non dobbiamo andare in disidratazione, ma non dobbiamo nemmeno andare in iperidratazione. La disidratazione ci provoca una serie di problemi, ma l'iperidratazione può portarci a morte, anche nelle persone allenate. L'anno scorso alla maratona di Boston è morto un atleta perché si era iperidratata, aveva bevuto nel corso della corsa circa 15 litri d'acqua, mentre ha superato, non è riuscita ad eliminarne altrettanto, e quindi ci possono essere decessi per disidratazione, ma decessi anche per iperidratazione. Dipende dalla temperatura corporea, perché se abbiamo febbre ovviamente consumiamo di più, evaporiamo, sudiamo di più, l'acqua evapora e quindi dobbiamo ricostituire. In genere si dice che bisogna bere 1 millilitro per ogni chilocaloria consumata, quindi se consumiamo 1000 calorie dobbiamo bere 1 litro d'acqua, se ne consumiamo 2000 e così via. Oppure c'è un altro calcolo che si può fare, moltiplicare per 0,03 il peso corporeo, per cui per esempio un soggetto di 80 kg grosso modo dovrebbe bere 2 litri e 4. Ma l'acqua è soltanto una miscela di ossigeno e idrogeno? Questa è l'acqua distillata, non è certamente l'acqua che noi beviamo.
In realtà l'acqua è una soluzione di minerali, ecco perché non è solo idratazione, ma è un vero e proprio alimento. Nell'acqua ci sono dei macro elementi che sono quindi diciamo contenuti in grammi, decine di grammi, anche fino a 100 grammi nell'arco dell'assunzione giornaliera, sono il calcio, il fosforo, il magnesio, il sodio, il potassio, il cloro. Poi ci sono dei microelementi o oligoelementi che sono contenuti in frazioni di grammo, e questi sono molti metalli, il ferro, il rame, lo zinco, il fluoro, e poi ci sono minerali in traccia che sono il silicio, altri, quindi diciamo la soluzione, le diverse soluzioni di questi micro e macro elementi costituisce la caratteristica delle varie acque. Di acque noi distinguiamo due grosse categorie: l'acqua trattata e l'acqua non trattata. L'acqua trattata, come per esempio l'acqua di rubinetto, si distingue anche questa in due categorie: le acque vadose, che sono le acque che vengono estratte in profondità nella terra, quindi sono molto filtrate e costituiscono la maggior parte, diciamo, dell'acqua disponibile nei vari rubinetti d'Italia. Poi ovviamente, siccome queste acque non sono una quantità che consenta di soddisfare il fabbisogno di acqua in generale, si prendono anche acque più superficiali, le acque freatiche e le acque di scorrimento come i fiumi, i torrenti. Tutte queste acque vengono nel corso, diciamo, dalla sorgente fino al rubinetto di casa, vengono monitorate, eventualmente trattate con varie sostanze, disinfettanti, filtri e quant'altro, e poi arrivano nei nostri rubinetti con delle caratteristiche che sono caratteristiche abbastanza omogenee. Invece le acque non trattate sono acque che derivano da diversi tipi di sorgente e che devono essere imbottigliate alla fonte, non sono trattabili per legge. Quindi se c'è una sorgente di acqua in un certo posto, lì deve essere, diciamo, estratta l'acqua, imbottigliata e sigillata. Non è possibile fare nessun tipo di trattamento e quindi le acque hanno la caratteristica esattamente uguale alla sorgente, a differenza delle acque trattate. Sono ammesse acque che non abbiano, acque di sorgente, che non abbiano un residuo fisso troppo elevato. Poi ci sono le acque medicali che sono usate, insomma, in casi proprio particolari, in cui non mi soffermerei. E quindi le acque minerali con caratteristiche chimiche e fisiche legate alla genesi. In particolare volevo soffermarmi sul fatto che acqua di sorgente è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale, imbottigliate alla sorgente, e che avendo origine da una falda o un giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con uno o più emergenze, cioè fonti naturali o perforate. Quindi ogni acqua di sorgente avrà le sue caratteristiche, diciamo, derivanti dalla geologia e l'idrogeologia, avrà una propria caratteristica organolettica, fisica, chimico-fisica e anche microbiologica. Considerate che queste acque non possono essere trattate, quindi se quel sorgente contiene delle problematiche riguardo questi aspetti, soprattutto quello microbiologico, non può essere utilizzata, non può essere depurata, quindi la fonte va chiusa. Inoltre, proprio per definizione, queste acque non hanno la possibilità di attribuire proprietà favorevoli alla salute. Si possono descrivere proprietà, ma non si può dire che servono a questo o a quello. Le acque minerali in generale, tradotto tutto questo in soldoni, possiamo distinguerle in acque minimamente mineralizzate, oligominerali, medio minerali e acque ricche di sali. La distinzione è molto importante perché le acque minimamente mineralizzate, quindi le oligominerali, sono importanti quando dobbiamo, per esempio, ricostruire dal latte in polvere il latte per il bambino, perché il latte in polvere contiene già dentro tutti gli elementi che sono necessari per fare il latte dall'acqua.
potremmo utilizzare addirittura acqua distillata, però l'acqua distillata, o meno quella industriale, non contiene quelle garanzie microbiologiche che invece contiene un'acqua diciamo in bottiglia minerale. Quindi dobbiamo utilizzare un'acqua non mineralizzata, minimamente mineralizzata, per il latte vaccino. E anche nei soggetti che soffrono per esempio di calcoli urinari, le acque minimamente mineralizzate sono molto efficaci, perché i calcoli si sciolgono, diciamo, in quest'acqua, e quindi vengono eliminati con questa. E anche in gravidanza si dovrebbe utilizzare un'acqua minimamente mineralizzata. Adesso ne vedremo qualche esempio. Diciamo, questo tipo di acqua possiamo utilizzarla per uso quotidiano, mentre altre acque minerali non sono di utilizzo quotidiano, si utilizzano per certi scopi. Quindi quando andiamo al supermercato, soffermatevi soltanto sulla prima colonna, dove c'è RF, residuo fisso o residuo secco, e tra le acque oligominerali, come vedete qui ci sono anche le varie marche, ci sono molte differenze tra una e l'altra. Quindi noi possiamo scegliere un'acqua tra le acque minimamente mineralizzate, quelle che hanno davvero poco o quelle che hanno un po' di più il residuo fisso, quindi i minerali sciolti all'interno. Queste invece sono le acque mineralizzate, cioè il residuo fisso compreso tra 500 e 1500, ma anche in questo caso, come vedete, c'è molta differenza tra una e l'altra. Quindi quando scegliamo un'acqua dobbiamo capire quanti minerali stiamo assumendo. Ed è importante saperlo, perché se abbiamo qualche patologia particolare, lo vedremo tra un secondo, preferire un'acqua con più bicarbonati o preferire un'acqua acidula può essere, diciamo, decisiva per la nostra patologia. Poi ci sono le acque molto ricche di minerali, ma queste, diciamo, non fanno parte dell'alimentazione corrente. In Italia ci sono più di 300 tipi diversi di acqua minerale. È chiaro che, provenendo da fonti diverse, ogni acqua è diversa da un'altra, quindi non c'è un'acqua uguale all'altra. E se noi finora abbiamo visto l'acqua soltanto come una bottiglia che contiene un liquido, io spero già di aver insinuato il dubbio che forse non sono proprio così tutte uguali, bisogna andare a capire cosa c'è dentro. In particolare, per esempio, acque bicarbonate, solfate, clorurate sono acque che hanno un'azione antinfiammatoria, stimolante della peristalsi, quindi nella stitichezza. L'acqua calcica è indicata nei periodi in cui un bambino cresce, oppure durante l'età adulta anziana, le donne in menopausa. Ci sono le acque ricche di magnesio, che hanno sono indicate nelle malattie dell'apparato digerente, e così altre acque, le fluorurate, sono importanti nel periodo del crescimento del bambino, perché appunto prevengono la carie, e così via. Le acidule indicate nelle gastropatie. Insomma, ogni acqua, a seconda delle proprie caratteristiche, ha delle indicazioni preferenziali. Non sono, chiaramente, non sono delle cure queste, però se uno soffre di calcoli, calcoli renali, e utilizza abitualmente un'acqua molto ricca di calcio, non va per niente bene. Quindi bisogna avere una certa attenzione nell'usare l'acqua, non tanto perché è una cura, per quanto in alcune malattie lo è anche, ma quantomeno per non fare danno bevendo acqua. Ci sono poi delle altre sostanze, come vedete, che sono normalmente presenti all'interno del terreno. Proprio adesso sentiremo come l'ambiente può influenzare anche tutte le sostanze naturali che noi mangiamo, alimenti e quindi anche l'acqua, però queste qua vengono dosate, devono essere al di sotto di una certa quantità per dichiarare l'acqua potabile. Per cui noi potremmo anche stabilire che, per esempio, in gravidanza è meglio usare acque oligominerali, nell'allattamento ugualmente, così via, per certe patologie, stabilire a seconda della nostra patologia se utilizzare un'acqua oligominerale o medio minerale. È chiaro che lo sport, per esempio, chi fa attività sportiva nella borraccia non deve mettere un'acqua oligominerale, perché lui ha bisogno di sali e quindi ha bisogno di un'acqua medio minerale.
possiamo anche fare quest'altro tipo di classificazione, l'acqua medio minerale o anche l'acqua povera in minerali va bene nel bambino, nell'adolescente, nell'adulto, nella donna incinta in allattamento è meglio utilizzare, e soprattutto anche negli anziani è meglio utilizzare un'acqua calcica, e nell'anziano un'acqua calcica e solfato magnesiaca per, diciamo, da usare come acqua diciamo, normalmente, giornalmente. Siamo partiti con questa chiacchierata nel pensare che l'acqua sia solo qualcosa di liquido contenuto in una bottiglia. Adesso spero di aver fatto capire che quando c'è un mondo intero dentro queste bottiglie, perché tutte le acque sono una diversa dall'altra, diverse per caratteristiche e diverse per contenuti, e può esserci utile o anche dannosa se abbiamo delle patologie specifiche. E quindi in conclusione spero che d'ora in poi quando andrete al supermercato guarderete l'etichetta e non prenderete solo una bottiglia dallo scaffale. Grazie. Grazie, poi dopo alla fine delle relazioni la discussione, quindi andiamo avanti con la relazione del professor Capurso sul ruolo del vino nella dieta mediterranea, nella dieta in generale anche, ma soprattutto in quella mediterranea. Sappiamo bene che si è sempre detto da bambini che un bicchiere di vino fa bene, aiuta a digerire. Oggi devo dirvi come medico che da qualche anno si vendono, sono in commercio, il professore ve lo spiegherà benissimo adesso, un prodotto estratto dal vino, soprattutto dal vino nero, che si chiama risveratrolo e che ormai è impiegato come farmaco. Il professore vi chiarirà tutto quanto. La parola al professor Capurso, prego. Cari amici, buon pomeriggio, grazie per avermi invitato anche quest'anno, è un piacere tornare ad Alberobello, un luogo così accogliente e ameno, noto del resto in tutto il mondo per le sue bellezze architettoniche e i suoi tubi. Dunque, quest'anno mi tocca parlare di vino, mi hanno chiesto di parlare di vino e lo faccio volentieri perché noi, questa è una terra che ci ha sempre gratificati con i suoi doni, soprattutto l'olio di oliva, meglio dire l'olio extravergine di oliva e il vino, che sono stati due componenti essenziali della nostra agricoltura e della nostra dieta nel tempo. E questa sera quindi cercheremo di chiacchierare intorno al nostro vino bianco e rosso. È un binomio antinomio, perché gli intenditori di vino dicono che il vino vero è il rosso, perché il bianco sembrerebbe che sia una bevanda più o meno alcolica. In realtà questa cattiva fama che il vino bianco si è portato appresso da sempre, cioè di essere un vino inferiore, poi con il tempo si è visto che non è così, perché in effetti c'ha dei pregi che ora cercheremo di far presente. Il vino è antico, molto antico. Pensate che nel Valdarno Superiore, in Toscana, verso Montevarchi, sono stati trovati dei depositi di lignite, che sono dei depositi stratificati nel tempo di antiche foreste, eccetera, quindi milioni di anni fa. Bene, e in questi depositi di lignite, inglobati nei depositi di lignite, sono stati trovati dei tracci di vite. E questi depositi di lignite risalivano a 2 milioni di anni fa. Il che vuol dire che la vite praticamente sembrerebbe essere sempre esistita. Probabilmente i testi sacri forse hanno ragione quando dicono che quando Dio creò Adamo, creò anche la vite per dargli un po' di piacere alla vita, oltre che Eva, vabbè, ma Eva poi gli creò anche tanti problemi. Andiamo avanti. E per cui non ho indietro ancora. È un po' complicato. C'è comunque nel villaggio che si trova nella parte settentrionale dell'Iran, un villaggio che è meglio non leggere, perché ha un nome illeggibile, dove è stata trovata una giara di terracotta contenente residui secco di grappoli di uva risalente a 5100 avanti Cristo, cioè praticamente un vino vecchio di 7000 anni fa. Il vino è sempre esistito, insomma, con il genere umano, anche se le leggende dicono che casualmente si mise a spremere gli acini, questi lasciati là fermentarono, vabbè, comunque il vino praticamente è qualche cosa che è sempre esistito.
Ma per sgomberare il campo vorrei un attimo prima restituire il merito perduto del vino bianco, ricordando un po' le sue caratteristiche. Si è sempre detto che è il vino rosso quello ricco di antiossidanti. In realtà è stato visto abbastanza di recente che antiossidanti fenolici, in questo caso bonofenolici, sono presenti anche nel vino bianco, ed in particolare è presente il tirosolo e l'acido caffeico. Il tirosolo noi siamo abituati a conoscerlo perché il nostro olio extravergine d'oliva è ricchissimo di tirosolo, quindi avevamo sempre pensato che questo monofenolo prediligesse i sistemi grassi come l'olio, invece è evidentemente anfipatico perché è presente anche in sistemi acquosi come quello del vino. Per cui questo tirosolo, che poi è un pezzo di una molecola un po' più grande, la metà di una molecola che contiene due anelli fenolici, l'oleuropeina, questa viene scissa in acido linoleico e tirosolo. E nel vino bianco, tuttavia, si è visto che non ha un grande ruolo, perché il ruolo maggiore sarà l'acido caffeico. L'acido caffeico si chiama così, ma non ha niente a che vedere con il caffè, perché è un antiossidante monofenolico. Avanti. Noi citeremo di questa nostra conversazione, senza appesantirla troppo, solo dati della letteratura scientifica internazionale, quindi non parleremo di opinioni personali, soltanto dati scientifici della letteratura. In questo lavoro si legge che il vino bianco induce una cardioprotezione contro il danno da ischemia di perfusione. Vi spiego di che si tratta in due parole. Purtroppo gli animali d'esperimento vengono sottoposti a tutti i tipi di esperimenti, anche dolorosi. Si prendono ratti e topolini, gli si lega la coronaria e la si tiene tenuta mezz'ora per fargli venire l'infarto. Dopo mezz'ora si toglie il laccio in modo da far refluire il sangue nella parte del cuore che è andata incontro all'infarto. Quello che tutti sanno, i cardiologi sanno benissimo, che il danno maggiore non viene tanto dalla occlusione della coronaria, quanto dalla riperfusione, cioè nella fase della riperfusione che si instaurano i danni peggiori sul miocardio, per cui i cardiologi hanno messo l'attenzione soprattutto sul recupero dall'ischemia nella fase post-infartuale, in quella fase che si chiama ischemia riperfusione. Bene, che cosa si è visto? Che nei ratti trattati con vino, poi quando ho letto questo lavoro mi veniva da ridere, perché immaginavo questi ratti allegri che bevevano il vino ogni giorno, un po' ubriachi eccetera, gli facevano bere la stessa quantità di vino in proporzione che beve un soggetto adulto, un uomo. E anche che tipo di vino gli facevano bene, il soave, vabbè. E si è visto che dopo occlusione, quando si è occlusa la coronaria per 30 minuti e poi si è assistito al fenomeno delle ischemie di perfusione, i ratti che erano stati trattati, che avevano bevuto il vino bianco, mostravano una significativa riduzione dell'estensione dell'infarto miocardico, cioè il vino bianco attraverso questo antiossidante riesce a proteggere praticamente il miocardio dal danno ischemico prolungato. E in effetti quest'altro lavoro pubblicato su PLUS One dice l'acido caffeico, un fenolo che si trova nel vino bianco, modula la cosiddetta produzione di ossido nitrico endoteliale e protegge dal danno viene instaurato dalla ischemia di perfusione a carico del sistema appunto dell'ossido nitrico endoteliale. In pratica l'ischemia cerca di distruggere il nitrossido, il vino bianco favorisce la sintesi ancora di nitrossido, quindi c'è un meccanismo contrapposto e il vino protegge in questo modo dal danno ischemico coronarico, il vino bianco. Quando noi parliamo di assunzione di vino, lo vedremo in seguito, ci riferiamo sempre ad un'assunzione moderata. E vi anticipo quello che ora vi dirò subito dopo, cioè che praticamente quando si parla di moderata, di bere moderato, si intende un drink al giorno. Un drink è una definizione internazionale che fa riferimento all'alcol e a tutti i liquidi contenenti alcol.
e si fa riferimento ad una dose di alcol di 30-50 ml di alcol, che è contenuto in un bicchiere, per esempio, di vino da 100-150 ml, oppure un bicchierino di liquore, oppure una birra da 300-400 ml. Anche il concetto di birra, un drink birra, è molto soggettivo, perché se si va in Scozia o in Germania, un drink di birra sono 2 litri. Comunque, in questo lavoro che abbiamo detto, si è visto che la protezione che viene esercitata su questo danno ischemico riperfusivo è prodotto, sì, andiamo avanti, è prodotto praticamente dall'acido caffeico, da questo antiossidante che riesce a proteggere questa importante metabolita. Questo è un gas, il nitrossido è un gas che viene prodotto dall'endotelio vascolare e serve alla vasodilatazione. Per cui quando l'alcol fa diventare rossi è attraverso un processo che stimola la produzione di nitrossido che determina la vasodilatazione. E quindi c'è un aumento di produzione di nitrossido da parte delle cellule endoteliali e questa aumentata produzione di nitrossido protegge significativamente dal danno da ischemia e riperfusione. Quindi tutto questo si traduce in una protezione contro l'aterosclerosi, l'infarto e così via. Avanti. L'aumento del nitrossido quindi è dovuto all'attività antiossidante dell'acido caffeico che protegge appunto questo substrato da quei meccanismi lesivi che si chiamano oxidant stress induced endothelial dysfunction. Avanti. Comunque, sistemato il vino bianco, non è vero che non fa niente, il vino bianco fa anche bene, sempre bevuto in moderata quantità, quindi anche d'estate, fresco, noi facciamo bene a bercelo perché abbiamo l'alibi che fa bene anche quello, quindi possiamo bere. In realtà comunque il vino rosso è quello poi che ha sempre attratto maggiormente l'attenzione degli studiosi, oltre che il palato dei buongustai, perché il vino rosso sarebbe il vino serio, quello che si beve, cioè noi qui in Puglia è inutile elencare i nostri meravigliosi vitigni, dal primitivo al negramaro e così via, e al nero di Troia, che sono tre vitigni, pare, i più importanti della Puglia. Avanti. Vi dicevo, nella letteratura internazionale si è cercato di standardizzare la bevuta, perché c'è chi beve birra, chi beve vino, allora si è deciso, ci riferiamo alla quantità di alcol che si assume ogni giorno, che sia poi sotto forma di vino o di birra, eccetera, un drink equivale a 30 ml di alcol. In realtà, secondo molti lavori, un drink può essere da 30-50 ml, quindi è un po' elastica questa cosa. Come corrisponde quindi un drink ad una dose di un liquore, di un superalcolico, un calice di vino da 100 ma anche 150 ml, o sì, il vino rosso contiene 12 gradi, quindi diciamo che un bicchiere da 100 grammi ci dà 1,2 grammi di alcol. E birra 330 ml, anche di più, anche 400. Ora, brevemente faremo un cenno ad alcuni studi internazionali epidemiologici osservazionali. Ci sono stati degli studi che hanno cercato di valutare l'impatto del bere alcol a vari livelli, quantità minima o meglio. Come confronto vengono sempre presi i non bevitori. Rispetto ai non bevitori, che risultati si osservavano in coloro che bevevano alcolici, che fosse vino, birra o superalcolici. Naturalmente sono studi non facili, perché non è che una persona beve solo birra e solo quella, perché in certi giorni beve anche il vino, in altri giorni si beve il whisky o si beve qualche altra cosa, quindi hanno fatto poi una media cercando di standardizzare la quantità di alcol bevuta attraverso appunto il contenuto di alcol. Uno di questi studi è stato l'Health Professional Study, che è uno studio condotto su, direi, i sanitari americani, cioè medici, dentisti, infermieri e così via, podologi, perché là pure i podologi sono sanitari. 38.000 soggetti seguiti per 12 anni, follow up, questi sono studi osservazionali, cioè loro danno una scheda da riempire, dici tu quando bevi tanto, cioè poi loro si fanno i calcoli. E dopo un certo numero di anni, che può essere dei survey ogni 3 anni, ogni 4 anni, li vedono periodicamente per vedere come stanno, per vedere chi è morto, perché così fanno tutti i calcoli. Bene, in questo caso il follow up
è durato 12 anni su 38.000 soggetti, diciamo medici e paramedici americani, uno o due drink al giorno, 3-4 volte alla settimana, quindi tutti modesti bevitori. Questo moderato bere determinava nei soggetti osservati a 12 anni una riduzione del rischio di infarto miocardico del 32%, che non è poco, e una riduzione del rischio di ictus cerebrale del 20%. Quindi un bere moderato induce indubbiamente una certa dose di protezione contro i principali eventi cardiovascolari, coronarico e cerebrale. Quantomeno è consolante sapere che un bere moderato aiuta certamente il circolo. Diciamo subito che il bere eccessivo fa male, lo sappiamo tutti, porta alla cirrosi, quindi quello non è mai stato considerato. Questi dati fanno riferimento, sono un confronto rispetto al non bevitore, quindi rispetto al non bevitore, chi beve in questa misura ottiene questo beneficio a distanza di 12 anni avanti. Sempre sull'Health Professional Study, l'Health Professional Study è durato più di 20 anni. Quel primo studio fu fatto a 12 anni. Questo studio, sempre sulla stessa popolazione, è stato fatto a 20 anni di distanza, un follow-up di 20 anni. È sempre confronto fra astemi e bevitori. Praticamente la maggiore riduzione dell'hazard ratio, del rischio, 0,66, è nel gruppo di coloro che bevevano da 10 a 30 grammi al giorno di alcol, cioè praticamente uno o due bicchieri al giorno di vino, due bicchieri e mezzo. Noterete nel presentare questi dati che non sempre i dati di questi studi sono d'accordo con loro, perché in questo caso, per esempio, anche due bicchieri di vino al giorno vanno bene. In altri studi non vanno altrettanto bene, perché i maggiori benefici si osservano in quelli che bevono un po' di meno. In questo caso però, questi sono i dati della letteratura internazionale. Un hazard ratio del 0,66, o meglio, per mortalità per tutte le cause, mortalità per infarto miocardico addirittura dello 0,58, cioè un 42% di riduzione del rischio, insomma, sfido io, credo che sia un bel guadagno, che per quanto riguarda diciamo i pregi dei nostri vini è un bel biglietto da visita, cioè noi forse dovremmo stressare questo aspetto nella commercializzazione dei nostri splendidi vini pugliesi, cioè che questo tutto sommato, come l'olio, fa molto bene alla salute, purché bevuto in quantità moderata, perché riduce il rischio di mortalità per tutte le cause del 34% e per l'infarto miocardico del 42%, che insomma è un bel guadagno in termini di riduzione del rischio. Avanti. Questo invece è lo Zuffen Study condotto in Olanda. È stato fatto uno studio sul consumo long term, per lungo termine, di vino, in che misura è correlato con la mortalità cardiovascolare, con l'aspettativa di vita. Vediamo i risultati di questo Zuffen studio. Ecco qua. È una casistica piuttosto esigua, 878 soggetti, abbastanza anziani, nati fra il 900 e il 919, con controlli periodici, vedete, praticamente ogni 5 anni. E tutte le categorie dei bevitori sono state suddivise in 3 categorie. I non bevitori, quelli che bevevano da 0 a 20 grammi al giorno, cioè i bevitori molto moderati, che non superavano il bicchiere e mezzo, e quelli di maggiori di 20 grammi al giorno, avanti. Che cosa si è visto? Si è visto che mortalità per cause cardiovascolari, per le cause coronariche, il maggiore beneficio, qui è evidenziato in giallo, è in quelli che bevevano da 0 a 20 grammi di alcol al giorno, cioè i moderati bevitori, mentre i bevitori più consistenti, con un'assunzione superiore a 20 grammi al giorno, avevano una riduzione del rischio decisamente inferiore rispetto alla nostra. In questo caso per la coronaria no, perché è superiore alla riduzione del rischio, mentre invece per il cerebrovascolare vedete che è decisamente superiore la riduzione del rischio in coloro che assumevano modeste quantità da 0 a 20 grammi di alcol al giorno.
E questo è un po' il dato dello Zuchten Study, cioè in pratica sia il beneficio dell'alcol si estrinseca sia a livello coronarico sia a livello cerebrale e quindi protegge sia dall'infarto miocardico, riduce il rischio dell'infarto miocardico, riduce il rischio dell'ictus cerebrale ischemico. Ischemico, avanti. E in termini di sopravvivenza, queste sono le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier, gli epidemiologi ne sanno qualcosa, e si è visto subito che la sopravvivenza maggiore era fra i bevitori di vino, erano quelli che avevano una sopravvivenza maggiore, i bevitori di birra avevano una sopravvivenza intermedia, i non bevitori avevano la sopravvivenza inferiore a tutti e due gli altri precedenti. Quindi tutto sommato non essere bevitori potrà anche determinare meriti per il paradiso, ma non allunga la vita. Quando vorrei sapere perché deve comparire quel rettangolo in mezzo? Perché tecnicamente il videoproiettore l'hanno messo oggi, quindi vuol dire che la riparazione non era efficace. Vabbè, ci dobbiamo tenere quel quadratino che ogni tanto compare in mezzo. Non è stato perfetto. Quest'altro studio invece è stato ancora più raffinato, perché ha voluto valutare con maggiore precisione il rapporto fra assunzione di alcol e ictus cerebrale. Andiamo avanti, è un confronto fra vino, birra e alcolici in senso generale e stroke, per vedere quali di questi avevano un impatto maggiore in senso protettivo o meno. Cosa fa meglio bere vino? Noi siamo fautori del vino ovviamente, in Germania sono fautori della birra. Bene, vedete i bevitori di birra, i bevitori di vino e i bevitori di superalcolici. Questi sono tutti calcoli fatti, non vi tedio con questo, prendiamo solo l'ultima colonna che sono i dati, come si dice, corretti per tutti i possibili fattori di confondimento, quindi quelli teoricamente più attendibili. Rispetto al non bevitore, che è considerato il termine di riferimento, i bevitori di birra, per quanto attiene l'ictus cerebrale, non mostrano nessunissima riduzione del rischio di ictus cerebrale, cioè la birra non fa proprio niente. Non protegge. Nell'ambito dei bevitori del vino invece c'è una evidente riduzione del rischio, abbastanza chiara, soprattutto fra coloro che bevevano il vino settimanalmente con un hazard ratio di 0,66, che erano quelli che mostravano la maggiore riduzione rispetto a quelli che lo bevevano giornalmente che avevano 0,70, quindi una... però è meglio, però lo 0,66 è più basso di 0,70, comunque, quindi il messaggio è fra il bere giornalmente, bere una volta alla settimana, insomma regoliamoci perché se si beve quasi giornalmente va anche abbastanza bene, ecco, tutto qui. Mentre per gli alcolici nessunissima produzione, riduzione dell'ictus, del rischio di ictus cerebrale, quindi... Fra queste bevande alcoliche, l'unica che ha dimostrato di proteggere dall'ictus con una buona efficacia è il vino, rispetto alla birra e rispetto ai superalcolici. Questi sono i messaggi di questi studi, che noi possiamo fare anche nostri, però comunque sono dati della letteratura internazionale. Sempre in questo studio, 13.000, sembra uno studio prospettico, osservazionale, eccetera, 13.000 soggetti di età 45-84 anni, seguiti per 16 anni, hanno osservato che esiste una relazione cosiddetta ad U, cioè per gli statistici la relazione ad U è molto chiara, per voi probabilmente è un po' scura, però sta ad indicare che esiste un rapporto di questo genere fra coloro, in questo caso i bevitori, coloro che non bevono per niente hanno una scarsa riduzione del rischio, non ce l'hanno, sono coloro che bevono moderatamente hanno una forte riduzione del rischio, coloro che bevono molto hanno di nuovo un ritorno del rischio, quindi il beneficio si ottiene solamente nel punto intermedio, cioè nei moderati bevitori, quindi questo è il concetto dominante, bere vino sì, fa bene, ma moderatamente, significa per gli uomini 1-2 drink al giorno, un drink andrebbe bene, cioè un bicchiere di vino. Per la donna un solo bicchiere di vino massimo, anche se non tutti i giorni. Questo è secondo ciò che noi ricaviamo dai dati della letteratura internazionale. In questo caso
E questo, alla prossima, fa riferimento ad un nostro studio che abbiamo pubblicato su Neurology nel 2007. Torna un attimo indietro. Nel 2007, è l'alcol consumption in relazione al mild cognitive impairment. Fu uno studio che, ora vi dico di che si trattava, fu uno studio fatto dal nostro gruppo all'interno proprio della nostra cattedra, condotto su una popolazione che fu seguita per oltre 12 anni, nell'ambito però di uno studio nazionale, l'Italian Longitudinal Study on Aging, che ci vide coinvolti, e i cui dati fecero piuttosto scalpore perché furono ripresi dal Time, furono ripresi dalla CNN. E infatti ricevemmo numerose telefonate transoceaniche dai quotidiani americani e un'intervista dalla CNN su questi dati nostri relativi all'alcol. In pratica, che cosa avevamo osservato? In questa nostra popolazione di residenti di un comune pugliese, che poi è il comune di Casamassima, no? Si può anche dire, perché era stato quello, era stato scelto per eseguire lo studio, seguiti per 12 anni, erano tutti soggetti di età 65-85 anni, erano tutti anziani. Proprio per valutare l'evoluzione di certi parametri biologici, la mortalità, il declino cognitivo, eccetera, non potevamo valutarli in una corte di soggetti di 40 anni, dovevamo aspettare 40 anni per vedere i risultati. Invece i soggetti di 65 anni si sono visti abbastanza presto. Un certo numero di questi soggetti avevano il mild cognitive impairment, che significa un deficit di una o due funzioni cognitive, senza però compromettere la funzionalità quotidiana. Quindi un semplice deficit di memoria o di qualche altra funzione, generalmente di memoria, che la letteratura internazionale definisce declino cognitivo lieve, tradotto mild cognitive impairment. Bene, questi soggetti evolvono verso la demenza nel 30% dei casi. Allora, noi abbiamo seguito questi soggetti per 12 anni in base al consumo di vino. Vi dico subito che quelli che dimostravano un beneficio evidente in termini di conservazione di cognitività, di memoria, erano quelli che bevevano un bicchiere di vino al giorno. Questi soggetti ricevevano, per valutare la cognitività, si somministrano dei test cognitivi, no? Il più comune dei quali è il Mini-Mental State Examination. Bene. Il punteggio del Mini-Mental State Examination nei soggetti che bevevano il vino, pur col mild cognitive impairment, dopo 12 anni addirittura avevano un punteggio superiore, cioè non solo non avevano perso cognitività strada facendo, ma addirittura avevano migliorato. Cioè il vino addirittura, per assurdo, in determinati casi riesce anche a migliorare la cognitività nelle persone anziane, cioè in quelli che sono naturalmente predisposti alla perdita di cognitività. E tutti quanti perdiamo un po' di memoria, non ci ricordiamo più i nomi, eccetera. Bere un po' di vino rosso sembra che aiuti moltissimo, tant'è che questa notizia in America, dove il bere è molto più abbondante che non da noi, la notizia fece naturalmente scalpore e ci fu un grosso ritorno di visibilità. Avanti. Perché l'avete fatto col vino rosso e non col bianco? Perché la bevevano il vino rosso, questo è il punto. Noi ci siamo... Avanti. Questo è lo studio pubblicato su Neurology, che è una prestigiosa rivista americana e l'organo ufficiale della Società Americana di Neurologia. Perché il vino rosso protegge? Perché fa bene? Lo sappiamo tutti, perché dice sta gli antiossidanti. No, per due motivi avanti. Perché c'è l'alcol e perché c'è il principe degli antiossidanti, che è il resveratrolo. Il resveratrolo, tanto per farla facile, è il colore rosso del vino. È quello che conferisce il colore al vino. Chiaro? E c'è questa molecola, vedete, un difenolo, mentre l'alcol etile è un alcol, nessun commento in merito. Bene, si è visto che al resveratrolo quali sono i meriti che si possono attribuire? Aumenta la sintesi del nitrossido. Abbiamo già visto che il nitrossido è quel metabolite, quel gas che si produce a livello endoteliale nei vasi, che serve per la vasodilatazione, quindi serve per far affluire maggior sangue. E quindi in determinate condizioni di stress ossidativo, di danno, eccetera, possedere una buona riserva di nitrossido è una garanzia, un'assicurazione per evitare i fenomeni, i danni tissutali, coronarici, cerebrali, da ischemia. Quindi possedere un buon nitrossido funzionante e in grande quantità è certamente un motivo di prudenza e di sicurezza.
Per cui il resveratrolo aumenta la sintesi di nitrossido, il nitrossido a sua volta riduce l'adesione cellulare, che è uno dei meccanismi dell'aterosclerosi, poi ha un buon effetto antiaggregante sulle piastrici, quindi previene la trombosi, e pertanto ha un effetto antitrombotico. Questi sono alcuni dei meriti del resveratrolo, almeno per quanto attiene all'aterosclerosi. Quindi viene introdotto un dubbio, ma allora il resveratrolo non fa bene solo all'aterosclerosi? No, fa bene anche ad altre cose. Abbiamo già visto che fa bene alla cognitività, ora vedremo che fa bene a qualche cosa a cui ci ha fatto cenno l'amico dottor De Felice poco fa. L'alcol a sua volta invece, perché fa bene? Protegge dall'aterosclerosi perché aumenta il colesterolo buono, il colesterolo delle HDL. E questo comporta, voi sapete che le HDL sono quelle lipoproteine che contengono questo cosiddetto colesterolo buono, in realtà è l'espressione della capacità di queste lipoproteine di rimuovere colesterolo cattivo dalle pareti. Quindi più ce n'è nell'HDL, più vuol dire che il meccanismo di rimozione è potente, e per questo viene chiamato colesterolo buono. Okay? E in questo senso l'alcol ha anche un effetto antiossidante sulle placche. Entrambi probabilmente sono anche responsabili di una riduzione delle proteine della coagulazione, soprattutto fibrinogeno, il fattore settimo e il von Willebrand avanti. Quindi il resveratrolo sembrerebbe avere tutti questi meriti: cardioprotettivo, antidiabetico, anticancro, antivirale, favorisce il testosterone, favorisce la spermiogenesi, e poi c'è questa longevità che ci intrigano un poco. Non parleremo di tutte queste altre cose perché sennò ci vorrebbe, non basterebbe arrivare fino a domani avanti. Questo è un dato recentissimo che ha documentato come il resveratrolo agisce su questi quattro bersagli in maniera molto precisa. Determina una induzione delle sirtuane, delle sirtuine, vedremo che cosa fanno queste sirtuine. Agisce sui PPAR, soprattutto il gamma, che è quello coinvolto nel diabete. Ci sono dei farmaci, i tiazidinendioni, che agiscono come antidiabetici perché stimolano il PPAR gamma. Il resveratrolo ha un'azione simile a questi farmaci e quindi avrebbe un certo effetto antidiabetico. Poi agisce anche sugli enzimi ossidanti, sull'antiossidazione, sopprime soprattutto questo famoso enzima che poi determina la sintesi di citochine proinfiammatorie e induce la funzionalità della endotelia nitric oxide sintase, che è quel meccanismo che sintetizza il nitrossido e quindi aumenta quella sostanza che abbiamo visto essere favorevole ad essere vasodilatatore. Comunque è su questo che ci dobbiamo intrattenere avanti. Questo lavoro dice che la restrizione calorica, a cui faceva cenno poco fa il dottor De Felice, e il resveratrolo, guarda caso, promuovono la longevità attraverso la induzione della autofagia sirtuina 1 dipendente. Qui la storia è un po' lunga, non voglio allungarmi, ma ve la faccio brevissima, così poi concludiamo per dare la parola all'amico Giorgio Assennato, che viene dopo di me, sennò poi mi manda a quel paese se gli rubo ancora te. E praticamente, andiamo alla successiva, che ecco, no, la precedente. Ecco qua. In pratica, queste sirtuine sono delle proteine enzimatiche, che agiscono a livello nucleare con determinati meccanismi e che vengono stimolate dalla restrizione calorica, quindi il digiuno fa bene, periodico. Negli animali il digiuno che fa bene è una privazione del 40% delle calorie, tutti i giorni, 40% delle calorie in meno. Quindi noi che in teoria facciamo una dieta da 2000 calorie pro die, dovremmo mangiare una dieta da 1200-1300 calorie, e quindi essere affamati per almeno qualche settimana per avere delle grosse stimolazioni. Comunque, la restrizione calorica stimola le sirtuine. Il resveratrolo avrebbe lo stesso effetto della restrizione calorica nella stimolazione delle sirtuine, che a loro volta
vanno a stimolare l'autofagi. Lì c'è tutto un meccanismo intracellulare per cui ci sono questi fagosomi che sono degli spazzini della cellula, liberano la cellula dei detriti e fanno ringiovanire così la cellula, però forniscono anche contemporaneamente tutti i principi attivi presenti in questi detriti, quindi aminoacidi eccetera, vengono riciclati, è un meccanismo di recupero di sostanze fondamentali messo in movimento da questo meccanismo. Si spiega perché avviene questo, con la restrizione calorica e la riduzione di questi metaboliti dall'esterno, l'organismo si dà da fare per risparmiare quelli interni, per riciclare il più possibile quelli che c'ha dentro, e questo è un meccanismo di, come dire, superamento di situazioni stressanti, metabolicamente parlando, stressanti, lo stress cellulare da restrizione calorica, che induce l'attivazione delle sirtuine e la stimolazione di questo meccanismo intracellulare. Questo pare che sia la base della longevità. Attenzione, non stiamo parlando degli uomini, in questo caso questi studi sono stati condotti su cellule, però anche umane, dal cordone ombelicale, però anche sulle mosche del vino, sui vermi, quel verme impronunciabile, Cernorhabditis, eccetera, eccetera, e su altri, oggetti di studio della scala inferiore animale. In questi soggetti si è visto effettivamente che attraverso la restrizione calorica, attivando questo meccanismo, la vita media di questi animali, di queste cellule, si allunga notevolmente. Ma lo studio più interessante, quello è stato fatto sui topolini, i quali hanno risposto allo stesso modo. Il topolino ha una vita media di 24 mesi. Sottoposto a restrizione calorica attraverso questa attivazione, raddoppiano, aumenta il 50% della sopravvivenza. Invece di campare 24 mesi, non soltanto parlava di allungamento di vita, ma parlava del concetto che le cellule più anziane, quindi ripiene di detriti, eccetera, sono quelle che poi vanno più facilmente verso l'oncogenesi, quindi si trasformano in cellule tumorali. Quindi se le ringiovaniamo, anche una riduzione percentuale di tumori si ha, oltre all'allungamento anche una riduzione dei tumori. Quindi è molto interessante il discorso. E stiamo parlando di resveratrolo e quindi di vino rosso, Quindi stiamo parlando di qualche cosa che tutto sommato è uno dei piaceri della vita, almeno per coloro che bevono. Andiamo avanti ancora. Questo credo che sia l'ultima diapositiva o giù per lì. Comunque, il concetto addirittura dell'attivazione delle sirtuine attraverso il resveratrolo e attraverso, quindi, che con un meccanismo analogo alla restrizione calorica è stato ampliato, addirittura raggiungendo dei traguardi che è difficile oggi riuscire ad accettare, perché sono talmente inverosimili che se fosse vero sarebbe veramente una rivoluzione infinita. Questo lavoro dice addirittura il resveratrolo migliora la salute e la sopravvivenza dei topolini ad elevato introito calorico. Cioè, in altre parole, un soggetto obeso che mangia come non dovrebbe rispetto a soggetto con dieta ipocalorica, dieta restrizione calorica, soggetto obeso teoricamente è esposto ad una serie di patologie. Bene, il resveratrolo in questi soggetti attiva quel meccanismo a cascata che finisce con l'autofagia anche in questi soggetti. Cioè, in altre parole, bere resveratrolo porta questi soggetti nella stessa condizione di coloro che fanno la restrizione calorica. In altre parole, sarebbe la terapia dell'obesità. Addirittura curare l'obesità bevendo il vino rosso mi sembra un paradosso difficilmente accettabile. Però i dati dimostrano questo. Io mi fermo qui perché questa è la speranza ultima del futuro di queste ricerche e lascio a voi ogni considerazione. Grazie per l'attenzione. Argomento sostanzialmente differente per quest'anno. Sì, sì, sì. Vabbè, facciamo il dibattito. Quindi non PowerPoint. No, io ce l'ho il PowerPoint. Però facciamo ora le domande. Allora, è aperta la discussione. Io direi, prima di tutto, si dice che chi beve birra campa 100 anni. Non è vero, professor. Dovremmo rettificare questo proverbio. Chi beve vino può campare 100 anni. E poi vi inviterei a, visto che avete fatto già quel bel libro sulle virtù dell'olio d'oliva,
Io direi che se vi sentisse qualche grande produttore di vino, la relazione di stasera, sicuramente direbbe preparatemi qualche cosa di buono che lo esportiamo nel mondo, sulle proprietà. Facciamo conoscere a tutte le proprietà del vino. Mi aggancio a questa idea della relazione sul vino. In realtà, così lo dico proprio en passant, mi è stato commissionato un testo universitario da alcune università americane sugli effetti della dieta mediterranea, vista per parametri, quindi incluso il capitolo vino, come il capitolo olio, come il capitolo aromi, come il capitolo verdure, eccetera. E in questo libro questo argomento viene esposto in maniera allargata con tutte le tabelle, però è scritto in inglese, per cui... Allora, io vedo stasera una nutrita schiera di persone molto addentro a questo argomento, cioè esattamente i docenti dell'Istituto Industriale di Castellana. Voi siete proprio, diciamo, nella linea di chimica e biotecnologie, è vero? Quindi qualche domanda, qualche cosa da chiedere sull'acqua o sul vino? C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Vorrei fare una domanda al professor Leandro. Che riguarda appunto un altro parametro, penso che non sia trascurabile, e cioè quello del pH. Come può influire sulla salute umana il pH dell'acqua? Grazie. Sì, chiaramente diciamo, l'argomento acqua, appunto come dicevo prima, è un po' tecnico, quindi era difficile diciamo, trattare in un uditorio. Sicuramente le acque acidule sono molto indicate in certe situazioni, per esempio in soggetti che hanno frequentemente infezioni urinarie, avere un'acqua acidula è molto positiva. Le acque alcaline invece hanno un'azione più antinfiammatoria e quindi nei soggetti che soffrono per esempio di reumatismi, di altri tipi di infiammazione, un'acqua bicarbonata, un'acqua alcalina sicuramente più positiva. Nei soggetti che appunto in cui si necessita bere un'acqua acidula, probabilmente quelle del commercio non sono sufficienti. Noi consigliamo di spremere degli agrumi, un po' di limone, diciamo, nell'acqua del mattino. Sì, un po' di arancio, di limone, sì. Acido citrico, sì, sì. Che poi diciamo, l'acido citrico, quando si elimina la CO2, conferisce basicità all'organismo. Sì, beh, di solito chi beve acqua acidula poi ha anche emissioni di urine acide, quindi è proprio questo il principio. Noi ginecologi lo studiamo proprio per le irritazioni vescicali, sì, per genere, abbassare sì. Il pH del mio urine. Altre domande? Chiedo scusa, io vorrei chiedere al professor Capurso. Capurso. Prego, prego, venga. Era bene. No, no, sto bene qua. Sì, va bene. Tanto mi sento normalmente. La differenza, se c'è, terapeutica tra un vino industriale, quindi che ha subito dei trattamenti, ai fini di renderlo più stabile nel tempo, è un vino invece artigianale che non ha subito alcun trattamento se non quello relativo alla produzione. Sì, sul piano della letteratura medica queste differenze non sono state considerate perché non sono state ritenute diciamo impattanti sulla, diciamo, sugli effetti metabolici eccetera. Così in una conversazione fuori diciamo fuori schema. Dipende dai metodi che le industrie hanno usato per stabilizzare il vino, perché se per esempio, facciamo solo un esempio così semplicissimo, la pastorizzazione è stata fatta a più 4 gradi, è chiaro che tutte le proprietà del vino sono mantenute, ma se invece l'arresto maturativo del vino viene fatto con le alte temperature o con sostanze chimiche, è chiaro che si introduce un meccanismo diverso. Motivo per il quale, per esempio, è sempre consigliabile acquistare vino in bottiglia e non vino nei bidoni, quelli da 5 litri, eccetera, perché quelli
l'arresto maturativo di quel vino, la conservazione, non viene fatta con le basse temperature in genere, ma invece con metodi diversi, cioè, anzi con le alte temperature viene cotto, per così dire, è un termine estremo, ma non è così. Quindi una differenza sicuramente c'è. Gli enologi usano un termine molto suggestivo: il vino è vivo oppure è morto, dicono loro. Il vino pastorizzato a 4 gradi resta vivo, il vino dei latini di 5-10 litri pare che sia un vino morto, però io non, qui lo dico e qui lo nego. Altre domande? Prego. Io vorrei porre un quesito al professor Leandro e richiedere un commento al professor Capurso. Il quesito al professor Leandro riguarda la disidratazione. Noi medici di famiglia siamo indotti sempre a dire ai pazienti, specie i pazienti anziani, non vi disidratate, bevete, bevete a sufficienza. Ora mi chiedevo, e chiedevo una risposta a questo quesito al professor Leandro, se ci sono degli studi specifici fatti verso coloro i quali non hanno introdotto la giusta quantità di acqua, cioè verso il soggetto o il gruppo di soggetti che ha una disidratazione cronica. Ci sono degli studi in merito? Poi vorrei porre la domanda al professor Capurso, ma eventualmente adesso... Per il professor, al professor Capurso porrei un'osservazione. Da ragazzo, adesso non si, la vita contadina è diversa, ma da ragazzo ricordo che i nostri contadini usavano molto il lavoro manuale, zappa e via di seguito, e facevano due pause durante il lavoro, verso le 9:30 del mattino, verso l'1 del giorno. In ogni pausa loro mangiavano, tra le altre cose, formaggio, olio e via di seguito, ma facevano anche un mezzo litro di vino, mezzo litro a colazione, mezzo litro a pranzo. E questa gente ha vissuto abbastanza bene. Come si concilia con le moderate quantità di vino di cui abbiamo parlato noi stasera? Un'altra osservazione riguardava il vino cotto. E fa parte della... Allora, i motivi di disidratazione nell'anziano sono due. Il primo è che la persona anziana ha meno il senso della sete e quindi con più facilità beve meno. Il secondo è che ha una percentuale di acqua nell'organismo inferiore al soggetto adulto, intorno al 60%. Considera che l'80% della quantità di acqua che noi abbiamo nell'organismo è intracellulare, solo il 20% è extracellulare, nel sangue, nei liquidi interstiziali, ed è quella la parte mobile. Quindi la quantità di acqua, diciamo, in un soggetto anziano è poca e facilmente si può avere disidratazione. Ecco perché si consiglia all'anziano di stabilire una quantità standard di acqua che deve bere sempre, anche se non ha sete. E in genere si utilizza quella formula che ho visto, che ho detto, di circa un millilitro, cioè fare il peso corporeo per 0,03, grosso modo, e quella è la quantità di acqua che l'anziano dovrebbe bere. Io faccio, diciamo, introduco con un abuso di potere, visto che c'è il microfono, nell'argomento alcol, perché non vorrei che passasse il messaggio che bisogna bere alcol o vino o acque per stare meglio. Per l'acqua è una necessità diciamo, assoluta, il vino è più un fatto sociale, quindi diciamo, certamente ci sono degli studi epidemiologici che dimostrano, come ha già detto il professore, alcune suggestioni, però gli studi epidemiologici non sono studi di causa-effetto, sono studi in cui uno può generare delle ipotesi e poi fare degli studi specifici, quindi per quanto siano attualmente utilizzati strumenti sofisticati come le analisi multivariate che tengono conto di una serie di fattori e quindi si mette tutto nel calderone, ma non si può, diciamo, consigliare di bere alcol solo per questo tipo di studi, secondo me.
poi sentiremo anche Giorgio che è un grande epidemiologo, ma penso che confermerà più o meno la stessa cosa. Però sull'alcol volevo dire due cose semplici, e cioè va tutto bene quello che è stato detto ovviamente, però ci sono due cose che bisogna tener conto, che questo, sono valide queste cose nel soggetto che non è ammalato di fegato, perché nel soggetto ammalato di fegato l'alcol deve essere zero. E ugualmente non vale per i soggetti, i bambini, che non hanno ancora non hanno la loro maturità sessuale, perché è quello il passaggio in cui nel fegato si forma un enzima che elimina l'alcol, quindi nel soggetto l'alcol deidrogenasi, nel soggetto troppo giovane. L'unica alcol deidrogenasi che il soggetto ha fin dalla nascita è nelle cellule nervose, quindi un grammo di alcol in un bambino deve essere metabolizzato prevalentemente dal cervello, e questo non è un bene, quindi prima dell'età dello sviluppo zero alcol, neanche un po' di alcol. Rapidamente due brevissime risposte e poi cediamo la parola a Giorgio, perché sennò parlerà stanotte pure. I contadini bevevano molto vino, e loro non bevevano vino, loro si alimentavano. Il vino era una fonte di calorie, non calore fisico perché era vasoidratato, non era proprio calorie come il pane, come i grassi, era una fonte di calorie. Quindi loro integravano il loro apporto calorico con il vino, perché era a portata di mano. Che poi il vino gli desse un poco di calore, un poco di benessere, vabbè, quello era un fatto aggiuntivo, però la loro assunzione era fondamentalmente solo per lo scopo, cioè come aggiunta di calorie, un alimento. In altre parole, se oggi coloro che bevono vino facessero un lavoro altrettanto pesante, non avremmo tanti effetti collaterali, soprattutto l'obesità. La seconda domanda era invece il vino cotto che viene aggiunto. Il calore distrugge tutti i principi attivi, quindi il vino cotto conferirà un sapore meraviglioso, darà un bouquet aggiuntivo al vino, ma certamente non gli aggiunge principi attivi, perché sono tutti morti e defunti, insomma, col calore si distrugge tutto. Si preservano però quelle sostanze che poi conferiscono appunto l'odore, il calore, lo zucchero, fruttosio ce n'è in abbondanza nello zucchero, e così via. Per cui è solo una questione di migliorare la qualità del vino sul piano organolettico. No, anche di aumentare la concentrazione di zuccheri e quindi il grado alcolico. Sì, esatto. Purtroppo il meccanismo dei nostri contadini era proprio questo, quello della caldaia, di far evaporare l'acqua, perché, che ne so, sappiamo bene che il vino in passato diventava facilmente aceto, proprio perché non aveva quel grado alcolico necessario per stabilizzarlo. Allora non c'era lo zucchero? Sì. Perché non c'erano zuccheri, e si faceva la caldaia. Il mosto, non il vino, il mosto. Sì, era un meccanismo per arricchimento di zuccheri e così via, che produceva acqua e così via. Sì, insomma, erano vari meccanismi, però quando un liquido organico viene sottoposto ad elevate temperature, perde tutti i principi attivi, restano solo le sostanze di base, cioè gli zuccheri, qualche altra cosa. Ci sono delle macchine che adottano i deumidificatori per concentrare il vino, proprio i deumidificatori, sì, per evitare proprio, è una cultura che si sta diffondendo piuttosto giovane. Beh, è giusto per aumentare la quantità di acqua. Allora, adesso finalmente passiamo la parola al professor Assennato, lui un esperto di ambiente e di inquinamento, e a cui chiediamo. Professore, dalla sua esperienza si sa che Taranto è una città inquinata. Oggi proprio hanno pubblicato dei dati sul registro tumori, di un'incidenza altissima di tumori a Taranto. Ma noi, l'Interland, noi che stiamo a 40 km da Taranto, e con lo scirocco, i venti di scirocco, arriva pure qualche cosuccia qui, ma noi del sud-est barese possiamo stare tranquilli oppure no? Ecco, questo lo vogliamo sapere da te, grazie. Ringrazio per la domanda, perché io ovviamente non sono esperto di problematiche correlate alla dieta, se non in qualche modo per alcune funzioni, diciamo, negli studi epidemiologici di controllo per confondimento dovuto alla dieta. Ma io innanzitutto ringrazio Mimmo per
per avermi invitato. E la prossima volta, magari con l'aiuto del dottor Fiume, che di noi è grande, è stato per decenni direttore del laboratorio ARP sugli alimenti, parlerò di pesticidi, diossine, metalli negli alimenti, e questo è più nel tema. Oggi, siccome sono qui, poi mi hai dato l'assist con la tua domanda, siamo in una città che è vicina, meno di 40 km in linea d'aria, poi ci sono decine di giovani alberbellesi che lavorano all'Ilva, e in un giorno sciagurato, e ringrazio anche Don Leonardo per l'attenzione, il minuto di raccoglimento, perché come ho scritto oggi sulla pagina Facebook, morire di lavoro a 25 anni per cause ragionevolmente evitabili è una cosa mostruosa. E non è un caso, perché le aziende di quel tipo, quando non sono gestite secondo una modalità industriale avanzata, quando non hanno una sicurezza del loro futuro, sono anche pericolose per il presente e anche per la sicurezza di chi lavora. Vi alternerò queste mie slide con immagini bellissime di un libro che era stato scritto all'inizio degli anni 60 per, diciamo, in omaggio e per caldeggiare come sponsor dell'Italsider, ma che è rivisto, che è riletto, il libro è letto, è dello scrittore Mario Pomiglio, e i quadri, le immagini sono di un pittore genovese in cui lui magnificava il fatto di aver portato l'impianto siderurgico tra gli ulivi, e insieme a lui Berlinguer, tutto il fiorfiore, diciamo il massimo di politici che noi ricordiamo con molto affetto, perché oggettivamente c'erano delle esigenze sociali, c'era scarsissima attenzione sugli impatti ambientali, tantomeno sull'impatto sanitario, e come dico, mi capita spesso di dire, i tarantini per decenni hanno accettato l'inaccettabile, e ora, come esattamente rovesciando l'approccio, magari non sono disposti a accettare nemmeno l'accettabile. Ovviamente quello che è successo oggi certamente non rientra tra l'accettabile. Questa è una presentazione che io feci nel dicembre del 2012 in una scuola che è un esempio della follia dell'uomo, cioè costruire una scuola a poche centinaia di metri dalle cocchierie, che è l'impianto più inquinante del ciclo siderurgico a caldo, fu una follia. È una e più scuole, questa è una scuola elementare. E una delle cose che tra l'altro in vano ho suggerito è quella di fare uno studio a corte su tutti i bambini che hanno studiato in questa scuola, quindi hanno trascorso almeno 5 anni, probabilmente anche i 3 anni delle medie, avendo un'esposizione ambientale di un certo rilievo, quando la produzione era enorme. Ci sono stati tanti anni in cui la produzione di acciaio è stata superiore ai 10 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, cosa che per fortuna ora non si verifica più. E in questa presentazione evidenziavo il perverso rapporto tra economia, ambiente, salute e l'ancor più perversa necessità che in Italia si determina dell'intervento di un quarto, quel chiamo cavaliere, che con metodi estremamente efficaci, ma sostanzialmente poi generatori di ulteriori problematiche, pone il problema all'attenzione. E il problema fondamentale, che poi è centrale ed è generale, è legato al fatto che in Italia, ma non solo in Italia, nelle valutazioni, nelle autorizzazioni ambientali, si segue il principio per cui se i valori di inquinamento, sia degli inquinanti emessi, sia i valori poi nelle aree urbane, sono nei limiti convenzionali stabiliti dalla legge, va tutto bene e non c'è bisogno di occuparsi del problema. Ma questi limiti molto raramente, come diciamo noi, sono health-based, cioè non sono basati su principi di tutela della salute, molto spesso sono puramente convenzionali, legati ai rapporti tra le parti,
E certamente la lobby siderurgica è una lobby che in Italia, fino a pochissimi anni fa, ha fatto il bello e il cattivo tempo, quindi ovviamente condizionava i limiti stessi. Quindi l'economia rideva, ambiente e salute soffrivano, e anche per lo sciagurato layout dell'azienda, con l'aria a caldo che sta sul quartiere Tamburi, e su cui poi si è continuato a costruire, per cui la popolazione nettamente inferiore, essenzialmente collegato alle polveri di ferro, le quali per me medico del lavoro ci hanno insegnato che sono sostanzialmente inerti o poco tossiche rispetto alle altre, ad Alberobello il problema non si pone. E ripeto, in generale l'esposizione, che sicuramente in minima parte perverrà, è oggettivamente stimabile in misure trascurabili. Viceversa, nettamente maggiore è il problema dei lavoratori alvorobellesi che lavorano in questo impianto, soprattutto quelli che lavorano nell'area a caldo, soprattutto quelli che lavorano in cuocherie, in cui le concentrazioni degli inquinanti sono 1000 volte superiori a quelle che si riscontrano nel quartiere Tamburi. Giusto per darvi un'idea del tipo di aggressione che questi inquinanti, che le emissioni diffuse di questi impianti determinano sui lavoratori. Allora, questo è quello che dicevo io. Sostanzialmente per tanti anni c'è stato un approccio negazionista, nessuno si poneva il problema dell'inquinamento ambientale di origine industriale, la cosa era accettata, ipotizzando che ci fosse un livello, diciamo, una soglia della percezione del rischio. A un certo punto, viceversa, questa soglia è stata superata e tutti quanti i giornali, giustamente i movimenti ambientalisti, sottolineano e portano alla non accettabilità di situazioni. Io che sono un medico del lavoro, un docente di medicina del lavoro, quindi ho rivisto con grande piacere Antonio Capurso, con cui ho ovviamente condiviso decenni di vita accademica nella facoltà di medicina, e altrettanto con piacere ho rivisto il professor Leandro, che è un grande esperto di epidemiologia, in particolare per le malattie gastroenterologiche. Diciamo, noi avevamo, perché il problema è ma com'è che nessuno si è posto questo problema in precedenza? I medici del lavoro se lo ponevano e se lo posero a partire dalle storiche, ormai dall'autunno caldo, le lotte operaie, questi sono libretti sindacali, da cui veniva fuori un modello di tutela della salute nel luogo di lavoro, che è il modello dei registri, delle valutazioni, anche del recupero della soggettività operaria attraverso i questionari, che se fosse stato mantenuto da parte delle organizzazioni sindacali avrebbe consentito non soltanto di tutelare bene, cose che non è stata fatta, e purtroppo l'evento di oggi lo dimostra ancora una volta drammaticamente, la salute dei lavoratori, ma anche la salute dei cittadini. Perché allora, questo è un mio vecchio articolo degli anni 80, quando tornai dal master all'Hopkins con un professore dell'Hopkins, in cui si discuteva di questa specificità italiana. Sembrava che in Italia fosse i sindacati avessero inventato un modo di nuovo di fare scienza basato appunto sul recupero, la cosiddetta validazione consensuale dei lavoratori. In realtà questa cosa non funzionava, non ha mai prodotto un particolare, tranne alcuni risultati di miglioramento di condizioni ambientali in alcune aziende del nord, e sottolineo del nord. Noi nel sud non abbiamo mai visto nulla di cose, e poi il fenomeno comunque si è totalmente smorzato. Nessuno poi ha fatto in sostanza queste cose che sono state abbandonate, per cui il problema del rapporto tra l'inquinamento prodotto dalle emissioni diffuse e industriali sui lavoratori e del successivo coinvolgimento delle realtà residenziali circostanti, in particolare per Taranto e il quartiere Tamburi, non è stato mai affrontato. Quindi però uno dice è un problema di conoscenza. Non è un problema di conoscenza, come vedremo nelle diapositive successive, cioè, è un problema di sensibilità che purtroppo è venuta meno rapidamente a partire dagli anni 70, per cui nessuno più si è occupato di questi problemi. Successiva ancora, giusto per far vedere, questo è l'esempio del rapporto tra inquinamento ambientale e problematiche territoriali, quindi
il fatto di non aver dato questa importanza ovviamente lasciava una situazione, lo status quo della paralisi delle problematiche ambientali. Quindi un difetto di conoscenza? No, perché già si conoscevano gli effetti dell'inquinamento negli ambienti di lavoro sulla salute dei lavoratori, a partire dagli studi sulle cokerie storiche degli anni 60 in Pennsylvania e in West Virginia, che avevano chiarito il rapporto tra particolari, idrocarburi, policiclici aromatici e particolarmente il benzopirene. Questi erano appunto questi studi fondamentali dell'inizio degli anni 70, fine anni 60, anche questi sostanzialmente ignorati, perché erano produzioni scientifiche importanti, e il rischio dei lavoratori, una delle cose che non mai sono riuscito a fare, è lo studio di mortalità sui lavoratori della cocchieria a Taranto. Non sono riuscito a fare con l'Ital Sider, non sono riuscito a fare quando ero docente universitario, né come direttore dell'ARPA, né con la gestione dell'Ital Sider, tantomeno con la gestione privata dei Riva, e nemmeno con l'attuale gestione pubblica, il che è una follia, perché è ragionevole pensare che l'eccesso di rischio in questo gruppo ad altissimo rischio non sia così drammatico come qualcuno pensa, e questo sarebbe molto informativo, ci sarà sicuramente, ma non sarà certamente drammatico. Non era drammatico, il rischio relativo era 1,4, 1,5, non erano altissimi, e questo è grave. Noi facemmo un convegno già nel 95, c'era il professor Ambrosi, il mio maestro, il professor Foà, tutte le persone, e soprattutto poi il dottor Conversano, il dottor Minerva, tutte le persone, dottor Forastiere, il dottor Comba dell'Istituto Superiore di Sanità, tutte le persone che poi si sono occupate a vario titolo dell'ILVA, stavano già 20 anni fa in questo convegno all'Hotel Delfino a Taranto. Nel mio piccolo avevo anche fatto degli studi sull'interazione gene-ambiente, essenzialmente dell'esposizione nei lavoratori della cocchieria e anche nella popolazione generale, evidenziando la profonda differenza di carico corporeo di inquinanti tra i lavoratori esposti e la popolazione generale, e anche il fatto che certi marker biologici, utilissimi per quanto riguarda il monitoraggio della salute dei lavoratori, non erano altrettanto sensibili per quanto riguarda la popolazione generale, molto meno esposta a questi inquinanti. E avanti ancora, e quindi nonostante le conoscenze, avanti ancora. A questo punto il problema nasce dal fatto che, come ho detto prima, le autorizzazioni ambientali vengono fatte sulla base dei limiti e non vengono fatte facendo valutazioni di rischio sanitario opportune sia dal punto di vista tossicologico sia dal punto di vista epidemiologico, il che determina una forte criticità. Noi avevamo avanzato all'epoca un modello di governance, come si dice, di gestione delle problematiche ambientali, centrato sull'evidenza tecnico-scientifica, e questo modello ha funzionato per molti anni, nonostante le difficoltà, fino alla successiva, con una serie di successi di sistema, basato sul, tra cui, ora vedrete, proprio per parlare di un inquinante che è chiaramente legato all'assunzione attraverso la dieta, il 95% delle diossine è assunto attraverso la dieta, a differenza di quello che lo slogan degli ambientalisti tarantini, mi sveglio la mattina, respiro la diossina, è uno slogan scientificamente insensato, perché la diossina che viene inalata è non è tale da determinare un carico corporeo importante, mentre sono ovviamente le assunzioni di latticini, di pesce, di cozze che sono fortemente associate a questo tipo di specifico di inquinante. Paradossalmente io poi mi sono trovato, dopo che ero stato negli anni 80, fine anni 70, primi anni 80, consulente della regione Lombardia per Seveso sulla diossina, ad avere nuovamente con un intervallo di 25 anni di nuovo, quindi è una sostanza che conosco bene. Facciamo questo convegno, questa è una cosa molto importante, per questo è la base, un convegno che si tenne nel Relay Store del bellissimo posto sul Mar Piccolo, vicino al Mar Piccolo. Invitammo una serie di scienziati proposti dalle associazioni ambientaliste, l'ILVA aveva come consulenti importanti colleghi dell'Università di Milano,
noi e l'ASL ragionammo sulla base delle evidenze che avevamo nel frattempo misurato nelle varie matrici ambientali e nelle varie matrici alimentari, quindi dalle emissioni al camino fino alle concentrazioni in atmosfera, le concentrazioni nelle polveri depositate, nel suolo, nel sedimento marino per la parte ambientale e poi le concentrazioni negli alimenti. E paradossalmente, questo è un inciso assurdo per quanto riguarda i monitoraggi di queste problematiche in Italia, è che non c'è nessuno che faccia monitoraggio sull'uomo, cioè in particolare sulla salute delle donne gravide, che sono particolarmente vulnerabili ovviamente. Non ci sono istituzioni che fanno questo tipo di attività in maniera routinaria, quindi bisogna fare per forza attività di ricerca eccezionale per poter, mentre queste sono cose che dovrebbero, perché le istituzioni ambientali si occupano delle problematiche ambientali e le istituzioni sanitarie si occupano essenzialmente degli effetti, ma del problema dell'esposizione della popolazione, della misura degli inquinanti nei liquidi biologici è completamente affidato a qualche università, a qualche attività di ricerca estemporanea, cosa molto grave. Allora, quindi sostanzialmente, no, tu sei andato moltissimo avanti, quindi, questo, come vedete, no, torna indietro. Non c'è quello precedente, ecco qua, vedete che il crollo dopo che noi iniziamo a fare i monitoraggi anche in virtù di quel convegno delle concentrazioni di diossina anche attraverso poi la legge sulle diossine, che mi vide particolarmente impegnato, che mi determinò, ebbe un'esperienza incredibile stare a Palazzo Chigi con il sottosegretario Letta nella stanza con tutti questi ministri, fu un'esperienza oggettivamente unica e particolare. Il risultato, come vedete, è il crollo, quindi una cosa positiva. Però io stesso dissi alla fine di quel convegno, guardate che questo è un equilibrio molto instabile. O si investe su questo tipo di collaborazione e si convincono le controparti della necessità di fare una valutazione basata sull'evidenza, su quello che viene dalle misure e dalle teorie, dalle capacità concettuali di affrontare questi problemi, oppure le cose avranno un pessimo destino. In particolare dissi, se non facciamo un centro ambiente salute di altissimo livello, universitario e sopra, a Taranto, in modo da fare gli studi epidemiologici necessari per dare le risposte e anche gli studi di tipo tossicologico, se noi non lo facciamo, ovviamente succederà che non riusciremo più a tenere intorno a un tavolo tutte queste parti, poi le parti si perderanno. E così purtroppo accadde. Ora, nelle prossime, velocemente, la stessa cosa. Per il benzopirene che poi è sceso, vedete come è sceso drammaticamente, e questo è un risultato molto positivo. Solo che a un certo punto, siccome purtroppo, ora sorvolo sulle prossime, a un certo punto, proprio perché noi non avevamo fatto, pur avendo noi, il mio amico Tommaso Fiore, caro Antonio, quando io gli dissi mi dimetto se non si fa questo centro ambiente salute, e all'epoca l'assessore della salute avrei benissimo potuto contentarmi, mi dice con suo solito modo, disse non se ne parla proprio, questa cosa non si deve fare e non si fece. Per cui poi i giudici furono costretti a chiamare dei periti e fecero degli studi scientificamente molto buoni, quelli che avremmo dovuto fare noi e che, se fossero stati fatti da noi, avrebbero consentito una gestione completamente diversa degli eventi. Viceversa, a questo punto si attivò un loop perverso, per cui i procuratori chiamarono i periti fecero le loro perizie, il procuratore disse guardate che qui da quello che ci dicono i periti la situazione non è propriamente una buona situazione, per usare un eufemismo, gli interventi che furono fatti furono bocciati dal TAR, perché il TAR disse al malcapitato sindaco di Taranto e a noi che ci costituimmo in giudizio contro l'Ilva, voi non potete
andare contro un'autorizzazione integrata ambientale che il Ministro ha firmato e che quindi autorizza legalmente, stiamo parlando del 2011, l'imprenditore a svolgere la sua attività dell'impresa, non potete fare. Il paradosso sta nel fatto che gli unici che possono intervenire quando i limiti ambientali sono rispettati, ma si sospetta che ci sia un effetto sanitario, sono i giudici. E quindi tutte le altre istituzioni sono o vogliono paralizzarsi o sono paralizzate, e quindi sostanzialmente l'effetto è una specie di cortocircuito di sistema. Avanti ancora, Ciccio, grazie. Allora, questo è lo studio epidemiologico fondamentale, molto interessante, che è quello della perizia, che abilmente identifica una stima un po' grossolana dell'esposizione prodotta dalle emissioni dei camini dell'ILVA, e poi fa uno studio sull'impatto, analogo a quello che è stato mostrato per altre problematiche dal professor Capurso, in cui vedete poi ci sono questi numeri, questi hazard ratio, che qualcuno può interpretare come molto bassi, 1,03, un eccesso del 3%, e se uno però stima, poi fa una valutazione di impatto sanitario e valuta il numero dei casi prodotti da una stima del 3% su una popolazione di centinaia di migliaia di soggetti, questi numeri fanno paura, però provengono da una situazione, diciamo, di studio, uno studio osservazionale, e con tutti i limiti che sono stati anche detti prima, degli studi osservazionali, che per quanto ben disegnato, per quanto abbia controllato per quel che è possibile per variabili di confondimento, ciò non di meno non è tale da poter mandare in galera le persone. Questo è come avviene soltanto in Italia, perché negli Stati Uniti per avere il riconoscimento civile occorre un rischio relativo di 2, a cui corrisponde un rischio attribuibile superiore al 50%, cioè che come vedete molto lontano dall'1,03, e purtroppo noi scontiamo un'anomalia italiana, che è un'anomalia di sistema legata allo scarsissimo peso delle istituzioni scientifiche, aggravata nel tempo, sempre più aggravata nel tempo, per effetto della cosiddetta disintermediazione che è in corso. E io sono stato al Festival della Letteratura di Mantova e sono andato ad ascoltare Nando Pagnoncelli e Elvo Diamanti, che presentavano il bellissimo libro recente di Nando Pagnoncelli, e di lì veniva fuori che la realtà, in realtà, per l'opinione pubblica sono i dati mediatici, i dati dei sondaggi sono la realtà. Allora io sono intervenuto e ho detto: ma che ruolo rimane alla scienza se la percezione del rischio è la verità? Che cosa può fare chi si occupa di scienza? E la risposta di Elvo Diamanti, bellissima, è stata: fare un buon marketing. E il che significa, e poi Nando Pagnoncelli l'ha spiegato, ha detto: in un'epoca di disintermediazione, i corpi separati, i corpi intermedi, come siamo noi, medici, professionisti, non contano proprio niente. Perché chiunque va su Google e pensa di poter capire dei teoremi della relatività di Einstein in 5 minuti di induzione forzata, e questa è la società in cui viviamo. Per cui avanti ancora, poi termino, questi sono tutti corticircuiti irrisolvibili che determinano, poi hanno determinato contrasti nella città. Io tra l'altro sempre a Mantova sono andato a sentire lo scrittore, andiamo avanti su questo, e queste sono tutte le motivazioni giuste che hanno portato da un lato il TAR a respingere l'intervento a tutela chiesto dalla COS. Questo è Alessandro Leogrande, che ho incontrato sempre al Festival di Mantova, che ha scritto un interessante libro su Taranto del 2013, Fumo sulla città. A un certo punto dice, no, perché è importante, torno indietro, dice: questa città che per decenni ha accettato, quando c'era l'ILVA pubblica, che era una specie di droga generale, a qualunque cosa. Ora ci sono due partiti che non possono comunicare, gli industrialisti che dicono: questa è l'azienda, questa dovete prenderla com'è,
E gli anti-industrialisti che dicono no, questo punto si chiude, come se non fosse possibile teoricamente nessuna forma di riformabilità di queste aziende, cosa ovviamente contraddetta dal fatto che in paesi civili come la Germania sono riusciti a produrre aziende di questo tipo e con caratteristiche tecnologiche completamente diverse rispetto alle caratteristiche dell'Ilva di Taranto. Questo è importante perché poi questo conflitto è anche un conflitto di istituzioni, questo è molto più grave, perché c'è il conflitto tra la magistratura e irrisolto, e il conflitto tra Parlamento e Governo da un lato, che impedisce ovviamente a qualunque imprenditore di poter investire anche un solo euro in una realtà così avvelenata, per cui questa è una realtà in coma farmacologico, come dico da mesi, una realtà mantenuta in coma farmacologico, in cui purtroppo poi, proprio per il coma farmacologico degli impianti, finisce che qualcuno ci rimetta la pelle, come è avvenuto oggi. Queste sono, vedete, queste immagini struggenti. Poi il sorvolo su queste problematiche più strette, cioè su cosa abbiamo fatto noi per sottrarci al problema dei limiti, e abbiamo fatto delle valutazioni di stima del rischio, di risk assessment, copiate dall'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, in cui abbiamo dimostrato che anche se si sta sotto i limiti, si determina un rischio sanitario non altissimo, quindi non è una catastrofe, però un rischio inaccettabile, a quel punto degno, cioè meritevole di un intervento. Questa cosa non è piaciuta al governo, che ha opposto alla legge regionale pugliese un decreto ministeriale che di nuovo ci costringeva a utilizzare come punto di partenza i limiti ambientali, per cui noi siamo stati costretti, soprattutto ora che i limiti ambientali sono abbassati, a dire va tutto bene, anche se noi abbiamo chiarito che se si fa, anche quando dovessero essere fatte tutte le misure molto complesse previste dalla seconda autorizzazione ambientale dell'Ilva, residuerebbe comunque un rischio inaccettabile al livello massimo di 8 milioni di tonnellate di acciaio previsto dalla seconda autorizzazione, per cui quel livello andrebbe abbassato a 7 milioni per poter avere un'accettabilità del rischio, ammesso che si facciano tutte le cose come la copertura dei parchi minerali, di cui nessuno ha visto mai l'inizio, nessuno vedrà purtroppo sciaguratamente l'inizio. Questo è sostanzialmente il messaggio. Una delle cose che noi abbiamo scritto è assurdo che l'epidemiologia interviene nelle corti di giustizia, soprattutto nei processi penali, dove come strumento è molto discutibile, perché nel processo penale tu devi andare al di là di ogni ragionevole dubbio e l'evidenza epidemiologica non ti consente mai, nonostante ovviamente i giudici di primo grado, di secondo grado, ma poi alla fine quando vai in Cassazione vieni stroncato perché l'evidenza epidemiologica non può mai andare al di là di un ragionevole dubbio, è ben al di qua del ragionevole dubbio. Per cui dice, in realtà tutto dovrebbe essere risolto nelle fasi amministrative, in cui viceversa questi strumenti, dato che non è necessario avere quel tipo di evidenza, hanno la loro utilità e non vengono usati. E questo è il dramma per me, è stato il dramma mio di epidemiologo prestato a un'agenzia ambientale, che mi sono trovato nella impossibilità di effettuare gli studi che ritenevo necessario, di doverli poi valutare, e alcuni di questi studi sono di grandissima qualità scientifica, e di dover verificare che comunque in ogni caso non si riesce a superare il problema. Ora noi a livello di agenzia abbiamo approvato, io ho contribuito, ero il capo direttore di questo gruppo di lavoro, abbiamo scritto delle linee guida sulle valutazioni integrate di impatto ambientale e sanitario, ma i ministeri non le recepiscono, e finché i ministeri non le recepiranno, ovviamente sono linee guida. Qualcuno le utilizza, qualche collega di Genova le ha utilizzate per alcuni impianti di Massafra utilmente, e tra l'altro sono strumenti che, se applicati dall'industria e se provano che il rischio che ne consegue è accettabile, ti consentono di dare un via libera all'impresa, al nuovo impianto che dà occupazione, senza temere problematiche di tipo ambientale e sanitario. Quindi questi sono i problemi, e il paradosso dei paradossi
si verificò nel 2012 quando, vedete, 4 giorni di distanza. Tra la 26 ottobre del 2012, la seconda autorizzazione integrata, molto migliore della precedente, ma comunque secondo noi non ancora del tutto soddisfacente, e gli allarmanti dati forniti dal ministro Balduzzi, che si presentò a Taranto e disse che l'approccio in questa relazione, c'era scritto proprio quello che vi ho detto prima, che la loro relazione serviva a colmare una lacuna metodologica delle autorizzazioni che limita l'orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni e trascura gli aspetti più specificamente sanitari. Cioè il Ministro della Sanità, che ha firmato questo atto autorizzativo, perché la legge prevede che il Ministro della Sanità lo firmi, rinuncia a combattere e si presenta, la successiva, si presenta e la pagina successiva, dall'analisi dei dati ambientali forniti dall'ARPA Puglia, concludono la riduzione della capacità produttiva dell'impianto o la sua delocalizzazione, anche scaglionata nel tempo, appaiono come le più efficaci misure di mitigazione del rischio sul quartiere Tamburi 4 giorni prima della pubblicazione sulle gazzette ufficiali dell'autorizzazione integrata ambientale. Capite che c'è qualcosa che non va? E che determina una situazione che di instabilità cronica, perché anche fare tanti decreti cosiddetti salva Ilva, senza poter assolutamente garantire il miglioramento reale e definitivo di quegli impianti, è un'autentica follia. I baresi dicono all end of all, cioè o lo Stato, assumendosene gli oneri, poteva e potrebbe riqualificare con gli interventi finanziari adeguati o attraverso imprenditori, sciogliendo il nodo continuo del contrasto con la magistratura, oppure è meglio chiuderla, anche se ciò ovviamente comporta quello che noi temiamo, cioè una specie di rivoluzione in una città così fortemente condizionata dalla monocultura siderurgica. Quindi questa è la mia esperienza. Oggi è uscito, non è stato ancora pubblicato, con il collega Forastiere, che è il bravissimo estensore della perizia epidemiologica della GIP Todisco, insieme al gruppo, all'ARPA, l'ASL, Taranto e l'ARES, abbiamo completato l'aggiornamento al 2013 dei dati di quello studio a coorte, da cui si evidenzia ovviamente il fatto che i rischi, che non sono altissimi ma ci sono e sono in parte accumulati lungo 40 anni di esperienza e più, 50 anni di esperienza siderurgica, ma sì, anche nelle esposizioni più recenti, comunque sono rischi che tendono alla diminuzione a fronte del fatto che i livelli di inquinamento sono oggettivamente molto diminuiti, molto al di sotto dei limiti soglia, vicini ai limiti di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi la cosa è piuttosto complicata, per entrare nel dettaglio, quello che viene fuori è un paese che non riesce, non ha la voglia di affrontare il problema con le proprie istituzioni tecnico-scientifiche, che sono sostanzialmente mortificate, e questo diventa poi uno scontro di poteri, tra poteri fortissimi, da cui fino ad ora non esce nulla di buono, perché soltanto l'utilizzazione, con tutti i limiti che si ha, del metodo scientifico, può portare, oltre agli investimenti, a definire un rapporto tra salute e ambiente da un lato, e lavoro e produzione industriale dall'altro, accettabile per tutti. Altrimenti, ripeto, le prospettive di questo paese saranno drammatiche, perché il problema Taranto è un problema nazionale, con problemi serissimi per la manifattura industriale italiana prodotta da questa incertezza di sistema, e queste sono cose che fanno molto male al paese, perché noi non siamo un paese che può privarsi completamente della cultura industriale. Grazie.
Allora, il discorso ambientale è abbastanza complicato, l'ora si è fatta tardi. Spero che, se c'è ancora qualche domanda, brevissima. Sì, due domande. Allora, prego. Il mio intervento è un intervento che Giorgio Assennato ha richiamato e che riguarda la mia vita personale. Io ho 25 anni di Italsider, non di Ilva, di Italsider, e per chi conosce questo problema sa qual è la differenza fra Italsider ed Ilva. Nel 1961, quando fu inaugurato il primo tubificio, ci allinearono noi studenti liceali dell'Archita e ci portarono all'inaugurazione del tubificio. Poi io sono entrato in Italsider negli anni 80, sono stato nell'ufficio del personale, quindi a contatto con le problematiche a cui tu facevi riferimento, e poi sono andato via dall'Italsider nell'87, quando consegnai l'ultima lettera di cassa integrazione agli operai di Bagnoli, dove io ero il capo del personale. La mia esperienza professionale all'interno dell'Italsider mi dice che gli stabilimenti si possono chiudere. Si è chiuso Piombino, si è chiuso Bagnoli, e Bagnoli noi mandammo in cassa integrazione 8.000 lavoratori. Quindi, come tu accennavi, Giorgio, il problema è politico, non è né industriale né sindacale. Io ho questa esperienza, fra l'altro prima di poterla gestire all'interno di Italsider con la Camera di Commercio negli anni 80 con il professor Pace facemmo un progetto importante sullo sviluppo della città, ma la parte politica non volle all'epoca ascoltare questo discorso. Ricordo soltanto che negli anni 70 le segreterie particolari di tutti i parlamentari erano affollate di barbieri, di contadini che volevano lasciare il loro mestiere per andare in Italsider. Quindi questo fatto sociale, oggi come oggi a Taranto, è totalmente cambiato. Taranto oggi, lo stabilimento all'epoca, noi raggiungemmo 31.000 dipendenti, compresi anche quelli dell'indotto. Oggi sono 9.000 dipendenti. 9.000 dipendenti in una regione come la Puglia, un impatto di allontanamento dall'Italsider per la chiusura dello stabilimento, che va chiuso, perché quello stabilimento è uno stabilimento inquinante, è uno stabilimento progettato male, come hai fatto notare tu, al contrario rispetto a Fos-sur-Mer, che era il nostro concorrente, che ha una progettazione diversa. Quindi quello può essere chiuso e 9.000 lavoratori sparsi nel mondo economico-produttivo della regione Puglia non rappresentano un problema. Quello che tu hai fatto oggi come oggi, ovviamente la situazione è diversa, si è concretizzata su un problema politico, di contrapposizione politica, non è più un problema industriale, non è più un problema sindacale, perché i sindacati in Italia hanno accettato con noi al tavolo delle trattative la chiusura di Bagnoli, 12.000 dipendenti, la chiusura di Piombino, 11.000 dipendenti, per non parlare degli stabilimenti genovesi. Piombino non è chiuso. C'è un altro forno, ma fa ridere, cioè, voglio dire, l'altro forno di Piombino non è nemmeno il numero uno di Taranto. È chiaro che il 5 di Taranto è qualcosa di spaventoso dal punto di vista tecnologico. Tutto qui. Quindi l'azione che tu hai fatto recentemente è stata positiva, comunque il problema sicuramente può essere. E Taranto mi consta, perché io ho ancora degli amici che lavorano in Ilva, non è contrario alla chiusura. La maggioranza dei tarantini non è contrario alla chiusura perché sta provando nuove esperienze economiche e produttive che comunque la città deve accettare. La città deve accettare il turismo, la città deve accettare il mare, deve accettare l'itticoltura, deve accettare un lavoro diverso. Ecco, non si vive di questo. Lo so. Tutto qui, Giorgio. Grazie, scusate. Grazie. Allora, professor Capurso. Giorgio, una domanda brevissima, non è un intervento il mio, per l'amor del cielo, ormai ora è tardi. In una delle tabelle che hai mostrato, hai fatto vedere l'hazard ratio, l'aumento di rischio per vari tumori, e i maggiori aumenti di rischio, gli hazard ratio più redati, poi erano 1,13 e 1,10, riguardanti tumore della vescica e tumore del rene. Si deve quindi presumere che si tratta di tossici che in qualche modo vanno in circolo e poi vengono filtrati e si accumulano nella vescica. Si sa più o meno quali erano questi tossici?
Beh, per il tumore della vescica certamente il benzopirene notoriamente genotossico e agisce oltre che sui polmoni anche sulla vescica. Però io non vi ho fatto vedere una slide interessante, sempre lo stesso lavoro, e in cui si vede un hazard ratio di 1.6 per le donne dei tamburi per quanto riguarda traumatismi e avvelenamenti, cioè sostanzialmente. Cioè, ovviamente non ovviamente traumatismi, e sostanzialmente è difficile riuscire a controllare in modo corretto per le condizioni socio-economiche del quartiere, che certamente non sono rappresentative. Loro hanno utilizzato degli algoritmi piemontesi che non necessariamente sono altrettanto affidabili in una realtà come la nostra. Quindi questo dimostra il problema fondamentale, che o tu hai una variabile che di tipo strumentale, che è certamente associata alla sorgente in questione, come avviene in alcuni studi fortunati, si dice sempre lo studio dello Utah in cui chiusero per 2 anni l'impianto e videro che effettivamente le malformazioni a un certo punto che erano aumentate scesero a un livello e poi ripresero dopo. Questa sorta di esperimento naturale corrisponde a queste variabili strumentali, cioè uno di fronte a una situazione del genere non so se francamente reggerebbero per un processo penale, negli Stati Uniti non le utilizzano per i processi penali, però uno ci può provare. Ma in studi osservazionali così fortemente deboli, nonostante siano stati fatti in modo molto, diciamo, da un punto di vista di stato dell'arte avanzato, non possono ovviamente portare alla prova penale. Questo è il problema. Per quanto riguarda i tumori della vescica, i tumori renali sono un po' misteriosi, c'è un eccesso di patologia e c'è uno studio in corso dell'Istituto Superiore di Sanità insieme alla ASL per cercare di chiarire quali sono i fattori di rischio associati a questo eccesso di rischio di tumori renali, che è evidente ed è evidente anche negli ultimi dati presentati oggi dal registro tumori di Taranto, che insieme ad altri, questa è la bella notizia rispetto per me che quando iniziai nel 2001 con il tentativo di fare il cosiddetto registro tumori ionico salentino, ora in Puglia abbiamo 4 registri tumori accreditati a livello nazionale, Brindisi, Taranto, Lecce e BAT, e speriamo che anche Bari e Foggia possano completare il triennio necessario per l'accreditamento, e questi sono strumenti importanti non soltanto per la conoscenza ma poi anche per la ricerca e per la valutazione clinica. Quindi questi sono strumenti per fortuna ora disponibili che prima non avevamo. E ovviamente, ripeto, il problema ed è un problema politico. Sicuramente c'erano le condizioni per fare di Taranto un impianto, diciamo, avanzato, onde impedire che questo tipo di impianti ineluttabilmente vadano ad inquinare le popolazioni cinesi, malesi, vietnamite o anche balcaniche, e per fare come in Germania impianti ad altissimo livello tecnologico con minimo impatto, in questo modo contribuendo alla propria industria manufatturiera, altrimenti noi finiremo come la Grecia, la quale vive di turismo, ma non sopravvive bene, ovviamente. Grazie. Io ringrazio tutti quanti i partecipanti che hanno avuto la pazienza di aspettare fino adesso e grazie al Comitato Feste Patronali che ha voluto questo tipo, anche per quest'anno, questo tipo di manifestazione. Lorenzo. Ci riproponiamo per l'anno prossimo. Io devo ringraziare tutti perché l'ora è abbastanza tarda. Ringrazio il professor Leandro, ringrazio il professor Capurso per la seconda volta per loro. Speriamo che ce ne sia una terza, adesso sempre in collaborazione con i medici di base per quello che potrà essere il tema dell'anno prossimo. Abbiamo fatto olio,
vino e acqua, andiamo verso la pasta e il pane, che potrebbero essere già dei temi sempre legati anche al formaggio. Vabbè, ci penseremo. Facciamo parlare loro sui pesticidi. Ecco, quindi abbiamo già delle idee per l'incontro dell'anno prossimo. Ringrazio ancora tutti per essere qui. Ringrazio Mimmo che ha fatto da coordinatore in questa attività insieme ai medici di base e ringrazio l'Ordine Provinciale dei Medici, che speriamo l'anno prossimo di avere anche sotto qualche altra forma. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Un'altra precisazione, scusate, qui ci sono i doni offerti dai nostri sponsor che ovviamente a nostra volta faremo omaggio ai nostri relatori. Delle confezioni di vino della ditta Albea, della cantina sociale e della ditta. Grazie a tutti. Ciao.